E d'altra parte abbiamo detto è normale aspettarsi da chi in questo momento è all'opposizione, opposizione appunto a livello nazionale e anche a livello locale, meno normale sentire chi è al governo criticare un membro del suo stesso partito. Diciamo, come la pensa su come ha accolto queste critiche 5 Stelle nei confronti del sindaco di Roma 5 Stelle, l'onorevole Claudio Durigon, deputato e coordinatore Lega di Roma. Buonasera onorevole Durigon. Buonasera a voi. Sorpreso da questo fuoco amico? No, non sono sorpreso, anzi sicuramente se era un'altra situazione, insomma, che avrebbe detto in maniera diversa sarebbe stata una bugia, quindi rispetto il giudizio vero e anche abbastanza sonoro a questa amministrazione. L'unica cosa che chiedo, visto che è un ministro di questo Parlamento ed è un ministro 5 Stelle, che invogliasse il prima possibile di mandare a casa questa amministrazione, in modo che i romani possano in qualche modo riprendersi la loro città, perché effettivamente dire che è un fallimento la Raggi e poi non fare niente significa nella stessa qual misura essere complici. Quindi Spadafora è sicuramente un ministro molto importante, molto influente di questo del Movimento 5 Stelle. Spero che, oltre a dirlo in una radio, faccia di questa esperienza, la dica anche al proprio partito e faccia in modo che si vada a casa il prima possibile e che Roma possa avere un sindaco che decida, che dia subito un impulso importante, perché i romani sono davvero stanchi. Vabbè, sicuramente il messaggio è stato recapitato forte e chiaro, perché insomma nel momento in cui poi si arriva a parlare di corresponsabilità, a bocciare questa amministrazione nella sua interezza, perché si boccia l'operato, diciamocelo, insomma, della sindaco, ma di tutta la squadra, no? Ma voi vi state già attrezzando, no? Perché noi siamo partiti già nella giornata di ieri a commentare a distanza di 48 ore la manifestazione di sabato a Piazza San Giovanni. Poi la campagna elettorale su Roma della Lega è avviata. Guardi, noi è oggettivo che ormai è più di un anno che stiamo battagliando contro questa amministrazione, che è più di un anno, era fin dall'inizio, ma da un anno a questa parte siamo scesi in campo anche pesantemente, anche inclinando rapporti all'interno di quello che era la vecchia maggioranza di governo, insomma, però abbiamo sempre detto la nostra su quello che era questo momento Roma, con ciò che rappresentava, e devo dire, certo, ci stiamo preparando, noi stiamo in qualche modo cercando di trovare più consenso possibile a livello nella società civile, idee, progetti che possiamo mettere in campo fin dai primi giorni, quando, dal momento in cui andiamo a governare. È normale che purtroppo non possiamo andare a governare, in teoria ci manca ancora un anno e mezzo, a meno che Spadafora non ci faccia questo grande regalo a noi romani di mandare a casa questa amministrazione che davvero ha fatto del male a Roma. No, e allora due curiosità mentre lei parlava, no? Poi lascio la parola al collega Stefano Molinari. La prima ha detto no, perché noi eravamo pesanti già durante il governo giallo-verde, di incrinare i rapporti, qualche rapporto. Poi invece oggi Spadafora nel governo giallorosso dice forse qualcosa che avreste voluto sentir dire all'epoca. Che è successo? In politichese che cosa capita quando c'è questo voltafaccia così importante? Quindi manca il sostegno da parte dello stesso partito? Cioè che ci sono degli accordi interni secondo lei? Partito Democratico, Lega, cioè noi lasciamo campare la Raggi, mi viene in mente. Noi non abbiamo mai fatto questa cosa, anzi. No, voi no, io parlo sempre... adesso, magari non lo so, me la traduca adesso... un po' a lei. Ma guardi, io ho sentito anche Zingaretti che in qualche modo si è messo contro questa situazione Raggi. Io dico che questo progetto ha davvero fallito, insomma, e quindi secondo me se ci possono essere delle piccole reticenze da parte del PD a non alzare troppo la voce su questa amministrazione, spero che non sia vero, perché sarebbe sbagliato. Insomma, questa amministrazione è scevola da qualsiasi interesse di governo, questa amministrazione è un fallimento, ragazzi. Io davvero, basta girare per Roma, vedere quanto purtroppo è sporca, una città più bella del mondo, pensare di essere ancora amministrata così, pensare che hanno cambiato di non so quanti CDA, cioè è un disastro davvero, cioè non c'è un'amministrazione che ha una veduta programmatica e progetto futuro di Roma, e quindi oggettivamente parlando spero che ci facciano una riflessione. Noi siamo partiti con quelle firme Raggi dimettiti, spero che davvero ci sia questa volontà da parte della Raggi, che si accorga che ormai
non la vuole più nessuno. Oh, e venerdì c'è uno sciopero nazionale, ma che a Roma ha una valenza di protesta anche contro il degrado. Questo è, insomma, qualcuno titolava la Virginia Raggi ha perso anche i sindacati, no? C'era un appoggio da parte dei sindacati, almeno una parte dei sindacati nei confronti di Virginia Raggi, e questo sciopero invece mette fine proprio a questa possibilità di collaborazione in qualche modo. Ecco, il fatto che arrivino critiche dai 5 Stelle, che arrivino prese di posizione dure da parte dei sindacati, significa che Virginia Raggi ha le ore contate oppure no? Guarda, io ti devo essere sincero, mi vorrei in qualche modo dire quello che farei io se fossi Virginia Raggi. Quando c'è un partito stesso che non ti vuole, quando c'è tutta una società civile di associazionismo che pensa male di te, quando c'è un malessere all'interno dei cittadini di questa città, addirittura se oggi noi eravamo in un mercato a Piazza Sì, abbiamo mandato in onda le immagini, anche l'intervista. C'era il delirio di gente che in qualche modo voleva firmare contro Raggi. Quando senti questa cosa, io anche per coscienza dire quello che ho detto Spadafora, io fossi a Raggi lo andrei a dire, insomma, ragazzi, prendo le distanze, mi fermo, ho capito, non ci sono riuscita, non è colpa soltanto mia, è colpa di tutti quanti, questi, non eravamo in grado, non eravamo pronti, siamo ragazzi di gente che in qualche modo ha fallito, e fare un passo indietro per il bene comune non è una cosa brutta, è una cosa bella, in questo anzi sarà apprezzata anche molto di più, può succedere anche questo, insomma. Oh, prima di salutarla, due domande veramente veloci, una stupidaggine, perché riascoltando adesso proprio l'audio del senatore Salvini a Piazza Epiro, parlando con una cittadina, diceva: tanto fino a dicembre, almeno fino a dicembre, le firme le raccogliamo. No, non so, magari c'è una deadline che vi siete dati. E se riusciamo invece a farvi dire, perché non ci avete ancora il nome in testa, eventualmente, né della Lega o, non so, di una coalizione che sicuramente c'è, che esiste, nella quale trovare un nome da contrapporre poi al sindaco uscente. Insomma, tanto allora sulle firme che contiamo fino a dicembre, perché speriamo che a dicembre, quando finiremo queste firme raccolte, che vedrà queste migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di firme raccolte, capirà ancora meglio quello che tutti quanti oggi stiamo dicendo, e quindi questa speranza di doversi fermare. Per quanto riguarda la famosa coalizione, penso che sabato a San Giovanni è stata siglata. Certo. Un patto vero, un patto forte, quindi ci stiamo sentendo così in tutte le varie regioni. Penso che non c'è ombra di dubbio che possa essere anche Roma questa coalizione di centrodestra, che possa essere tutti quanti uniti, che ci possono portare al risultato vincente. Più Fratelli d'Italia o più Lega? Ma guardi, i nomi. Beh, però per i romani conta il nome, no? Ancora non ce l'avete. Oh, qua sembra che ci sia un'autostrada, no, verso un cambio al vertice. Ma se invece si interpretasse quello che ha detto il ministro 5 Stelle come un'apertura, ma d'altra parte non sarebbe neanche la prima, a un eventuale accordo di centrosinistra che coinvolga 5 Stelle e PD, le cose si complicherebbero. La risposta a Zingaretti di ieri. Guardi, dici tu. Io posso dirti questo, lo posso dirvi questo, anzi. Allora, secondo me uno più uno in politica non fa due, e un disastro che è successo qui, che noi stiamo vivendo sia in regione che in qualche modo anche qui al comune, può portare un disastro immenso. Quindi sono convinto che anche che si uniscono sarà un'onda d'urto per loro, che saranno travolti come verranno travolti domenica prossima in Umbria. Grazie, grazie, onorevole. Grazie, buon lavoro, buona serata.